anche a me piace fare spuntini e merende, non solo ai bambini, anzi a me piace forse un po' di più. Perché anche noi adulti dobbiamo concederceli. E qual è la merenda per eccellenza che ci hanno insegnato fin da bambini? Pane e marmellata. Ma siccome nella mia merenda ho anche degli ospiti, ma voglio mantenere questi due ingredienti, farò in poco tempo una torta di pane con la marmellata. Mela, cannella e marmellata di limoni sono il connubio perfetto per la mia torta di pane. Ho tagliato le mele a pezzettini, le unite alla cannella e alla marmellata di limoni e adesso stanno riposando. Nel frattempo ho rotto le uova, aggiunto lo zucchero, il latte di soia, un pizzico di sale, sbattuto bene e adesso è il momento del pane. Ho imburrato la teglia, fatto uno strato di zucchero e adesso comincio con uno strato di pane. Poi la frutta e marmellata che hanno un profumo incredibile e in ultimo il composto fatto con le uova e il latte. Dolce di pane è pronto per essere messo in forno, 180 gradi circa per 35 minuti. Pane, marmellata e frutta fresca. Lo spuntino o la merenda perfetta.